Buonasera e benvenute in diretta da Martina e Giusy di www.mochimaggi.it. Oggi è mercoledì 24 maggio 2023 e sono precisamente le ore 21. Siamo state super super puntuali. Finta troppo. Sì, non è da noi. Siamo in diretta qui su Facebook e di là su TikTok. Allora, vediamo un po'. Ci troviamo comunque qui in diretta questa sera per spacchettare idee per creare. Chi non conoscesse Idee per Creare, mo ve lo spiego, è una ditta leader nel settore che stampa pannelli in pannolenci da ritagliare, cucire, incollare e il gioco è fatto. Intanto diamo il benvenuto a Enza, Marzia, Adriana, Sonia, Maria, Mena, Daniela e le... E di qua ci abbiamo Piera. Ciao, state meglio? Pacco è arrivato, tutto perfetto come al solito. Ecco Eleonora. Allora ragazze, dobbiamo dire che oggi è stata la giornata un po' del... insomma, venivano tutte quante, tutte quelle che sono venute e tutte che dicevamo: ah, me l'ho scordata, ah sì, c'eri pure tu, ah... Ragazze, ci abbiamo avuto una bronchite, credo, una bronchite. Più o meno, sì. Più o meno ci abbiamo avuto una bronchite. Il brutto qual è stato? Il brutto è stato che ci abbiamo avuto, sta bronchite ci ha portato pure la febbre. Quindi quando ci ho avuto 38 e mezzo, io una giornata, ma sorpresa sono stata a casa, ma una giornata raga non è bastata per la guarigione totale, ecco, mettiamola così, nel senso che c'è stata sta febbricciola che se ne va e mi ritorna, se ne va e mi ritorna. E quindi diciamo che è una settimana che siamo a tribolà con picchi così. Intanto salutiamo Lucia, Patrizia, Cinzia, Luisa, Daniela e Felicetta. Felicetta, ma che bel nome che c'hai. E di qua abbiamo Sara e Imma e Teresa. Ciao, buonasera e benvenute. Ciao Piera. Mi scuso adesso. Allora, che è successo? Perché Eleonora ha detto: pacco, arrivate, state meglio. Perché mentre io avevo 38 e mezzo, Giusy, che è stata lei a portarla a casa, è stata la Giuseppina a portarla a casa, che è successo? È successo che lei stava un po' meglio di me. E quindi ha cominciato a fare ordini, a fare ordini, a fare ordini. Sti ordini nel frattempo arrivavano qua. Quindi adesso abbiamo ben tre spacchettamenti in sospeso. Abbiamo Stafil, abbiamo Idee per Creare che andiamo a spacchettare questa sera e abbiamo il nuovo vinile Tessi. Allora, stiamo calmi. Stasera spacchettiamo Idee per Creare perché non lo sto a spacchettare in ordine d'arrivo perché non lo sto a spacchettare. No, è tanto che non parlo così tanto, ve lo dico. Non lo sto a spacchettare in ordine d'arrivo perché è arrivato per prima Stafil. Mo che è successo? Giusy c'aveva delle signore, tra le quali Eleonora, che stavano aspettando dei prodotti Stafil. Allora la signora, la signorina, che ha fatto? Che ha fatto secondo voi la signorina? Ha aperto il pacco e gli ha mandato i prodotti perché ha detto: non mi sembra giusto che siccome che tu stai male le altre devono aspettare per te. Allora, io mo ho detto: sì, Giusy, hai fatto bene, Giusy, però Stafil l'ho passata in secondo piano, perché sì. Adesso il gusto di aprire proprio il pacco non ce l'ho perché mi ha levato lei. Sicuramente, sicuramente andremo a vedere che c'è sta dentro i pacchi, perché comunque io qua ho lasciati, anzi ci sto a mettere roba sopra proprio per non vedere che c'è sta. Ma hai preso qualcosa di nuovo? Una, due novità pure, ci stanno pure le novità, però non lo so, c'è stata sta cosa di Stafil che mi è rimasta qua e allora abbiamo voluto spacchettare questa sera Idee per Creare. Grazie Tiziana, grazie Marzia, ciao Daniela, ciao Elisabetta,
vedi, Eleonora ti manda tanti cuori, ecco. Sì, ce l'avamo sentita per messaggio. Eleonora, di sicuro se c'ero io in sede non avveniva questo, E non invece. avveniva. Ciao Daniela bella. E non avveniva perché prima avremmo spacchettato. Allora, Lucia dice: è disponibile l'imbottitura Staphyl? Allora, cara Lucia, ti spiego subito velocemente che detto da me è una chiacchiera, però insomma, prova a spiegarti subito velocemente, ma intanto saluto subito al volo Roberta, Mara, Rita e che abbiamo scelto di non acquistare l'imbottitura Staphyl perché siamo riusciti a trovare un tipo di imbottitura che è, secondo noi, migliore, che sarebbe l'imbottitura americana. Perché tu dirai è migliore? Allora, diciamo che è ispida tanto quanto quella della Staphyl, però questa qua, l'americana, nella fattispecie la rossa, imbottisce molto di più rispetto a quella della Staphyl. E l'abbiamo scelto di prendere questa. No, Comunque abbiamo delle valide alternative a quella della Luisa, ho Staphyl. letto e ne prendo atto. Guarda, Giuse ha fatto subito così. Leggi Luisa, leggi Luisa. No, Sì. perché io ho mancanza di vitamina D, infatti E infatti me l'ha portata te a casa. Guarda come praticamente sto. sono 5 mesi, abbiamo avuto tre Scusate forti pure voi, eh. influenze, tosse, raffreddore nel giro di 5 mesi, quindi qualcosa che non va a livello di sistema immunitario c'è. Ciao Silvia da Venezia, Marisa ciao, Adriana ciao, Luciana bella ciao. E Luciana ti aspetto che così mi fai un piccolo check-up. E a me mi servirebbe Luciana e Antonella. Luciana Papagna, Antonella Maiorica in combo, capito? Mi rimettono al mondo. Ciao, my pin code page, Michela. E Federica, poi alla fine ciao. passa Francesca De Lagnoli. E poi alla fine Con la cartella qui. passa Francesca con la cartella, sì. Sì. Ciao Jenny, ciao Ilaria. E quindi così. Facciamo un summit. Indomogi match. Allora, ragazze. Ciao Maria, ciao un'altra Maria, Gandolfo e Trifi. Scusate, non ci vedo. Trifirò. Siciliana, secondo me. Vabbè, comunque, ragazze, mo' tiriamoci su che comunque, cioè, mo' a parte tutto che è giusta quella frascica dei due e porta tutto quello che si pia in giro a casa. Però, a parte tutto, ma volevamo parlare di sto tempo? Raga, volevamo parlare di sto tempo? Cioè, dai, su. Ci sono escursioni termiche nella stessa giornata di 10 gradi. Allora a sto punto mi viene da dire una cosa. Mi viene da dire che aveva ragione qua bambina. Ecco. Greta. Ecco. Vai là con Cuba, Cuba. Grazie. Grazie. Se sei di Roma potremmo venire a imparare un po' di bailo cubano. Facci sapere. La bombola d'ossigeno. Ah, vedi, sì, da Messina. Trifilò. Ciao Barbara. Vedi Federica dice caldo è da mare da lei. Siamo trasferiti. Tiziana ogni tanto vede il Come? cuoricino suo Sì, dietro di te. eccolo, ecco qua, C'è sempre qua. sempre, sempre. Come c'è gente, ragazze, che insegue l'estate tutto l'anno. Mica come a noi. Gianna, è tutto pronto. Ci vediamo domani allora. Sì. Sì, Gianna dà la torta. Ah, Cuba sta a Brescia. È troppo Ma distante per dice me. che oggi a Brescia ha fatto nubifragio, è vero? Ho appena ricevuto un distintivo da un benefattore. Grazie. Ragazzi, andiamo a vedere che cosa ci ha comprato Giusy. Giusy, che se non ha azzeccato i pannelli giusti, se non ha azzeccato i pannelli giusti,
Io stavolta, raga, vi dico la verità, un'occhiatina gli ho data, al catalogo, perché io di solito i cataloghi li prendo e li schifo, nel senso che mi fido di Giusy. Così poi ci posso avere pure la scusa e quando arriva la roba dico, ah, giù, ma che ho comprato? Hai capito? Milano tuona e diluvia, che te lo dica fa? Ciao Elisabetta, da Modena, ma ha piovuto da te? Ciao Luana, bella, cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua, chi la cantava? Zitta Nodi! Non mi suggerì, Giusy, che ieri si è vista Albano, non mi suggerì, eh? Ah, tra l'altro ti ho pensato, Federica Bubabacci dice che mo dopo Albano ci sta il volo. Comunque, Massimo Ranieri. No. Vabbè, comunque l'età è quella. Gianni Morandi. No. Albano. No, l'hanno detto. Celentano. Lo sapevo. Ciao, Gloria. Celentano. Grazie Mirella. Era facile. E ma no, pratico io tanto Celentano. Ero lì, gatti, ho fatto il bagno. Celentano. Ma Roberta d'Emilia? Lei è Roberta No, d'Emilia? no, no. Ah, no. No, perché Roberta d'Emilia l'altro giorno stava in diretta su TikTok. TikTok è più facile, raga, perché mi mette a lavorare senza parlare il più delle volte. E quindi è arrivata Roberta, si siamo messi a parlare del Teatro Sistina qui a Roma e gli stava a dire: sì, Roberta, io mi sono andata a vedere Sette Spose per Sette Fratelli, bello, bellissimo. Ma poi mi sono andata a vedere anche Rugantino. Rugantino ci stava come attori principali la Ferilli. Mastrandrea e non mi veniva il nome di quell'altro. Io dicevo: e c'è sta quello romano con la pancia, con i capelli brizzolati, e di qua e di là e di su e di giù. Alla fine mi fa: Mattioli è stato un carcere. Io ho reputato tanto una brava persona. Niente. Ciao, avuto un momento di Ciao da defiance. Collodi. Ciao, belle, brave e simpatiche. Ciao Redana, grazie. Ah, Susanna da Ah, Cesena. Susanna, dopo tanto fango e tanta acqua, finalmente qualcosa di piacevole. Ciao da Cesena, Susanna, un bacio grande, 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 grandissimo da tutte noi. Che tra l'altro, se volevamo attivare i Giusy per inviare vestiti. Vestiti, fa una raccolta dei vestiti anche perché abbiamo visto che a gente proprio insomma certe case non ci stanno più e quindi volevamo farmi i vestiti che almeno sta gente si può cambiare. Come si può fare? Perché io non mi fido tanto a mettere massa associazioni. Gli dovrei portare. No, più che altro se conoscete qualche associazione Se, è diretta. certo, Susanna saprà. Anna. Ciao Sara Aprile, ciao Fabiana. Allora, vi voglio vedere anche da questo lato, è Daniela. Daniela, ma che stai a fare? Comunque, vedi come si vede meglio di qua. Sì. Allora, Daniela, mo io te giro C'ha due. perché adesso andiamo a Ha due spacchettare. tonalità diverse. E il mio è più bello. Ah, scusate, ho scritto male. Dicevo, ero a Verona al concerto e ho fatto il bagno. Ah, quindi c'era a Verona lei a vederli. Ah, te lo sei visto? Maria Rosaria, ciao. Allora, eccoci qua. A Questo ho te già. aspettavamo. Ciao Mari! Bella, come Ah, brava, va? invece. Ciao Joe, buonasera, benvenuta. Oh, Da lei raccolgono il cibo per gli animali da anche sì, mandare, sì. anche sì. Dice quello che è, che. Però una cosa fidata, capito che te voglio dire? Chi è che sono rimasta male col terremoto dell'Aquila? Che fai qua la faccia? Quando si sentire nelle telefonate della protezione Ah, civile, la protezione civile dice a qua lo mangiamo tutto noi, sì. ci sono rimasta male. Allora mo mi piacerebbe però insomma una cosa fidata. Come ve posso dire?
fai? Che Che fai? Che faccia? Che fai? faccia? E non mi ricordavo io. È un'associazione che va in Emilia. Ok, ragazze. Ci siamo. Eccoci qua. Andiamo a vedere che cosa ci ha comprato Giusy. Quindi, ricapitoliamo. Ricapitoliamo. Guarda là, guardava là, Vedete come devo fare con Giusy, guardava là, no? i Oggi, fogli. oggi, che sta munnezza? Aspetta, non posso spacchettare così, ci hanno tirato sul pacco, Ah, aspetta. sì. Un No, non po' di posso, terra. Ciao non posso, io voglio bene Fiorella. all'Adelaide Primavera, non posso mettere i Ciao pannelloni sotto. Simonetta. Susanna, in questo momento sono intasati i centri di raccolta. Aspettate un po', poi magari ci sentiamo, va bene? Che dice? Che al momento sono intasati i centri di raccolta. Sicuramente stanno iniziando a smistare tutto ciò che arriva da tutta Italia. Ciao Vabbè. Fede. Facci sapere quello che Lobby Bay, con serve. l'Aquila anch'io ho trovato un muro alla protezione civile. Maria Rosaria dice che da lei c'è un tempo che fa paura. Ciao Mari. Teresa. Salutiamo anche Rita e salutiamo anche Miriam. Ciao Rita, ciao Miriam, belle. Allora, ricapitoliamo. Oggi è mercoledì, che c'è la Sciarelli, 24, perché domani è il compleanno Roberta. Maggio 2023. Siamo qui insieme per andare a spacchettare Stafil. Siamo qui insieme per andare a spacchettare, perché c'è dietro. Siamo qui insieme per andare a spacchettare idee per creare. Scusatemi. Allora. Federica dice Martina, un po' di latte e miele. Concordo. Federica dice wewe. Wewe. Yamma bell, senti, anzitutto devi cominciare a avvicinare perché io non è che posso urlare, eh? Ecco, Vai. io non è che qua sto a convalescenza, sto in piena cosa, allora, ecco, dai, 1 e 1, 2, hanno fatto scopa. Allora, innanzitutto comincia a raccontare tu. Ok, allora questo è il tessuto in microfibra bianco bianco, totalmente bianco, che potete utilizzare come retro per il pannello in microfibra bavaglini. Misure. Questo, se non sbaglio, è 50 per 90 e costa 8 Prezzo. euro. Poi, le solite cose tue. Questo è il supporto in legno reggi Ma bambole. andiamo a montare un. Ah, quindi vuol dire che c'è pure bambole. Ciao Rosanna. Allora, il supporto reggi bambole. Prendete un cerchio. Prendete uno di questi. Prendete uno di questi e lo Ah, mettete così. E qua ci andiamo a infilzare la nostra bambolina. esatto. Ok. Gloria dice state una favola tutte e due. Sì, Benissimo, grazie. Gloria. Benissimo. Abbiamo anche schiarito le voci Sì. prima della diretta. Come dice Daniela? Ah, sta da guarire. Poi ci abbiamo queste qua. Queste sono le luci one touch, cioè le lucette che cambiano colore. Vanno a batteria e possono essere utilizzate in alcuni pannelli come l'unicorno, il procione e oppure insomma le potete utilizzare per qualsiasi altra creazione. Sono molto La simpatiche. batteria non è Non è inclusa. Benissimo. inclusa. Poi ci abbiamo questi qua. Soffietto sonoro, che anche questo va inserito. Adelaide lo propone per i libri soft. Parla.
i dinosauri, il fondale marino, l'allegra fattoria, eccetera, eccetera. Però anche questi possono essere messi poi in realtà in qualsiasi creazione. Comprateveli subito, che altrimenti Martina sta Lo sai perché sto non riesco a fare scherzo. canzoni? No, Non riesco a fare perché melodie? c'è lo sfiato alla fine. Non riesco a fare melodie perché hanno tutte le stesse tonalità Eh sì. e poi soffia quando sputa e soffia quando lasci. Soffia quando sputa e soffia quando lasci. Quindi dovrei fa un po' di pratica a capire il meccanismo. Per far dagli dei tacco e dagli dei punta, come faccio? No. Però guarda che se io mi impratichisco io faccio a fare una melodia. Poi ci abbiamo questi qua. Ciao Angelina. Stasera apro tutto, mi devo sfogare, non me ne frega Federica niente. dice io li uso negli amigurumi. Così, apro tutto, Giussi, Va apro bene. tutto. Daniele apre tutto. Guarda pure Daniela. Daniela dice come tocca fare con sto ragazzo. Daniela Cugini, Daniela Sì, nostra. Voi sì. dovete sapere che Daniela nostra ogni 3x2 mi dice: Seri mi figlia! Scusate. Ovviamente c'è sia il positivo che... Questo non attacca, eh? Allora non vi sbagliate voi a mandarle dei pacchi, perché uno deve essere positivo e uno deve essere negativo. No, al Così fai momento nessuno ha così. mai Fai telefonato per così questo e poi. reclamo. Ecco, vedi? Ecco, Ecco. Ah, li prendiamo noi. vabbè. Poi. Poi abbiamo cose nuove, Eh ragazzi. sì. Andiamo un attimo a vedere perché qua non si sa che. Allora. Ciao, Ciao Grazia, ciao Enzo e ciao Emma. belli! Come stai? Tutto bene? Allora, ragazze, un nuovo kit per andare a creare una bellissima casetta stile Puffy, casetta fungo, un po' a manita Muscari. Ah. Allora, legna cuci facile. Questo kit è il 017 e si chiama appunto casetta. Grado di difficoltà base. Ragà, mo non ci avete più scuse. Se non sapete fare un punto di cucite, non ci avete più scuse. Ci sono questi gradi di difficoltà base. È adatto da 7 anni in su, quindi Elena lo riceverà e andremo a farlo insieme. Nel kit trovate un panno stampato casetta, un panno stampato di poliestere da mettere dietro, ovviamente, il lama tassina di filo, imbottitura piatta. Fiori per decorare, Sì, infatti un ago metallico, è quello quindi scritto ago in filo. 7 più. Allora, nel kit trovate, ho capito tutto, nel kit trovate ago e filo, imbottitura, soggetto, il retro, più decori, perché ci stanno Sì, pure i fiori. Bene. completo. E quindi, Giussi, quanto apposta è Sigillato, sì. sigillato perché c'è sta l'ago. Ma io mo sono curiosa di vederlo. Costa 12 euro. Giusto, c'è scritto qua, 12 No, euro. ok. E c'è anche il QR code per vedere il tutorial. Senti, Giussi, non è che siamo tutti tecnologici come te, Comunque ci sono tutte le eh? Uno intanto su spiegazioni. Wopra e lo inizia a fa, poi insomma, ecco. Allora, la casetta, poi qua ci abbiamo Bellissimi. sempre sto kit e sono. Ma sono tutti uguali. No, sono due qualità. Ne differenzio. Questo Ah, forse? sì, è differenzio, è che qua. E sono i cactus. Nel kit trovate sempre il panno stampato, panno da mettere dietro, ago e filo, decori e imbottitura. Cioè, pazzesca st'idea. Qua Sì. Allora, abbiamo il cactus più chiaro che rimane in piedi, quello lungo, e qua abbiamo piantine piatte. faccio vedere un po' più da vicino. Adatti anche per far iniziare i bambini a fare qualcosa di creativo, perché è adatto da 7 anni in su. Quindi questi kit sono adatti per chi non pratica questa tecnica, quindi chi lavora solo con gomma crepla, per capisse, se vuole fare una cosa super facile, si prende uno di questi kit, o per iniziare i bambini.
a questa tecnica. Che te ridi? Posso No, perché parlare Gloria io? Sto dice cacca, tu cercando non di sa dire una capire cosa più seria e questa niente. ride, ride, ride. Che te ridi? Dimmi pure a me. Vabbè, però sono adatti pure per chi, cioè, a chi piace, anche se sta A già così. prescindere, a chi Sì, piace a prescindere. Tipo tipo Gloria che Gloria. Li dice prendo dai, è tutti, preso, li eh. prendi tutti. Benissimo. E Gloria Poi. dice io ho 8 anni. Allora sei idonea. Poi, sempre stesso kit, Volpina Baby. Ecco qua. Questa è solo la faccia, quindi non è adatta a chi ha il terrore, tipo Sabrina, dei Ah. soggetti senza braccia. Giusto? Giusto. Ciao Assunta e ciao Lisena. Ciao Assunti, ciao Lise. Poi abbiamo la zebra. Poi ha comprato. Che carina! Giraffa Troppo carina, giraffa. troppo bella. Poi ci ha comprato. Fino a qua ti sei salvata, eh? Leone. Bellissimo. Il cane fifone. Chi è che lo vedeva? Io sì. Poi. Per Francesca. Ippopotami Sì. come se non ci fosse un domani. Eccoci qua. Quindi ricapitoliamo i kit super semplici, super basic disponibili da noi di www.mochimagui.it. Iniziamo con ippopotamo, leoncino, giraffa, volpe, casetta fungo, zebra, non a pois, cactus corti, cactus lunghi. Ok, quindi sono 2, 4, 2, 4, 6, 8, 8, 8 do, 8 8 do. qualità. Poi, mozza, montagnera, roba, come si vede i miei pannelli noi, scusa? Mo la Noi spostiamo. Ci amanti, spostiamo. amanti, amanti delle idee per creare, ma soprattutto da Adelaide Primavera, che sei un genio, diciamoci la verità. Ecco. Sì. Allora. Fabiana dice, ma tutti questi bei animaletti dove li mettiamo una volta cuciti? Allora, si possono fare tante creazioni, ci si possono fare più Faccio occhi vedere sciocco nascita. nascita che abbiamo fatto a 2, 4, 6 mani, Sì. a 6 mani per un bambino che sarebbe quello il futuro nascituro del Corriere nostro. E con un pannello da 2,50 euro, o No, li io quello là vedevi? non l'ho fatto. Ah, ti sei solo messa lì a dire: oh, io metterei un po' di celeste, io metterei quello, così, Sì. ma già l'ho attaccata alla stella, io metterei un cerchio. Cioè, tu hai fatto solo così, non ci hai lavorato per niente. No. Cioè, quella parola è mia e di Ogni Daniela. tanto mi giravo e davo un giudizio. Beh, così. Sì. Ah, no, io credo che qualcosa avevi No, fatto. no. Vabbè, un po' di sagoma di feltro, poi il giudice spiegherà che servono. Mo, per curiosità, vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto io e Daniela con un pannellino da 2,50 euro. Quindi, voglio dire, il fiocco nascita in sé per sé, alla fine, costa poco, no? Ogni Mo' vi faccio vedere. tanto ruotavo sulla poltrona. E facevi Ah, ma è già oh, attaccato. Elisabetta dice: la faccia di Martina è pazzesca. Ciao Monica. Gloria, Gloria. a quattro mani, raga, dite quanto è bello, guarda, Grande poi, bello, vaporoso. tulle retato, stafil, finarello, finarello, il tulle, quello vero, bellissimo, color avorio, stelline in pannolenci, fustellate, questo soggetto da 2,50 euro dei idee per creare, telaio stella, bianco, sempre stafil. Bellissimo, bellissimo, dicono tutte bellissimo. Eh? Io ho fatto quello di gomma. Di Di gomma, gomma. di gomma. Rosita dice wow. Maria Rosaria è stupendo. Parevi amico di Forrest Gump. Bubba. Bellissimo, brave. Buonasera ragazzi, ciao.
Eleonora questo era dice per dirgli. bellissimo. No, questo era per dire alla gente che con questi pannellini qua ci possiamo anche andare a creare un fiocco nascita, nel senso il pannellino in sé per sé, ok, ma lo possiamo andare a incrementare, incastrare, incastonare, lo possiamo andare a integrare in una creazione più grande, Certo. capito? Te perché questo, diciamoci la verità, questa è una creazione fine a se stessa, nel senso una volta che hai fatta, però può diventare un qualcosa di più. Mo giù, si dammi in consiglio tutta questa roba, domani metto per far vedere i pannelli. Lo vogliamo mettere in una scatola? Lasciamo No, uno per tipo? voglio lasciare tutto sul E tavolo. lascio tutto sul tavolo, ci spostiamo di qua. Allora. Ciao Emilia, ciao Damiano e ciao Giulio. Ciao a tutti, perché Gianluca non lo saluti. E ciao Gianluca. Adele Ah. Pennati dice bellissimo, brave. Grazie Adele, un bacio. Nuccia dice che è tenero. A Rosanna piace. Dani Star manda cuori. Sì, Danissara e Daniela. lo so, lo Ah, lo so. sai. L'Antonicci. Ma è stato il compleanno di Stella? Mi sa che Stella è del toro, sì. Barbara dice meraviglioso. Prendi, Giusy. Grazie Sì, aspetta. Barbara. Barbare. Venite, va. Allora, ecco qua. Fate un po' più qua. Fate un po' più qua, se no me lo No, mette. sta, no, 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 me lo mette come ma sta la torre di Pisa. Voglio un centrata. po' più La vedete centrale. centrata? No, te voglio più centrale, se no me lo mette così. Sei tu. Sei tu che prendi. Stavo Cattiveria, benissimo. così. Mi vedete Ah bene no, Diete così? è il 30 marzo. Diete. Stella è il 30 marzo. Ragazze, che dite? Se spacchetto così va bene? Dai, mettete. Fermati, dove Non ce la sta? faccio sta Dove mi ferma. Un devo mettere? po' più centrata. Ma sei centrata. Dici? Felicetta dice sì, sei Felice. Ah, centrata. Felice, ma tanto scrivi. Lei ha messa questa curiosità. Per esempio, oggi abbiamo servito Francesco che andava cercando, vabbè, una scritta, tutta una storia, per Lattanzio, la Littorio. Littorio, che te ridi? Lattanzio, chi era? Che te ridi? Littorio e Vanna. Vanna Giovanna? No, Vanna e Sì, Banna. Santa Vanna non penso esista. Santa Vanna, perché Santo Littorio esiste? Esisterà. Dici? Ma dici? Aie! Una e una, due, scopa! Allora, ragazze, e mo mi viene da ridere perché noi ci avevamo in mente di spacchettare sta fila domani e dopodomani fasse pure tessi. E sabato e domenica? Tutti a. Tutti da Luciano. Tutti a Luciano! Allora. Latte rum. Sì, così sembra che. Vai. Vai! Vai. Vai! Ragazzi, io tirerei fuori così un po' a caso. Sì. Adesso andiamo a vedere i classici pannelli in panno lenci stampati in super ultra alta definizione. Ditemi se non è vero. Comunque, non so se avete visto, ma noi, Martina e Giusy di Mochi Maggi, non intendiamo minimamente prendere pannelli di altre ditte. A parte bamboliamo de Savile, ma quella è tutta un'altra storia. Si fa con la macchina cucibile, perché? Perché sì! Perché sì, perché questi sono quelli meglio, dimmi la verità. Guarda quanto sono Sì, belli, sono bellissimi, dai. super E poi io pupazzosi. non vorrei di niente, ma lei è stata pure Eh l'inventrice. sì. E quindi io voglio essere fedele a chi si è inventato. È come chi si è inventata la scopa folletto e poi sono arrivate tutte le altre. Io preferisco la folletto. Infatti, sai? Romoletto. No, era VD. Ho capito, folletto costa. E invece no, qua abbiamo anche la convenienza. Ma guarda, sei puntiosa. Vedi, Maria Sei proprio da dice Vergine. l'aerosol dobbiamo fare.
Comunque, grazie Maria per il consiglio. Adesso andiamo avanti. Allora, eccoci qua. Boh, questi mi spiega Giussi. Che ne posso fare tutto io, sto che hai manizzato, è Giussi, vai. Allora, pannello gufetti colorati P093 sono più o meno una ventina, una quindicina di gufetti di vari colori. Avete sia il fronte che il retro. Potete fare tante Zitta un creazioni, tra attimo, cui no, i zitta un attimo, no, portachiavi. zitta un attimo. Questo si spiegava così. Pannello, portachiavi, gufetto, arcobaleno, stop. Lo vedi che tu dava a cercare. Poi. Guarda, guarda come lo dici questo. Macchia. Pannello macchia. Pannello con sempre un 20-25 gattini, portachiavi. Sono tutti uguali, più avete il ciondolino con la forma della zampetta. Qui Che razza? avete solo il fronte. Questa è razza europea. Sentite tutte e due le spiegazioni. Vediamo. Pannello, portachiavi, gatto certosino. Stop. Ecco qua. Ah, Non lo capirete mai se non lo questo è conoscete. uno dei nostri preferiti, il pannello P166 maialini, coppia di maialini, sia avete sia il fronte che il retro e stile country, diciamo. Pannello, maialini alti circa 25 cm, lui e lei in fattoria. Assuntina ci saluta da Lecce. Assunta, ma infatti c'era venuto il dubbio, proprio l'altro giorno stavamo a dire, dice, ma Assunta mi sa che sta in Puglia, e Sì, infatti è se cala ti su. fischiavano le orecchie, eravamo noi. Poi. Pannello portachiavi gnomi color lavanda. Questi sono una quarantina più o meno a pannello. E potete farli sia fronte retro oppure abbinarli con un panno Lenci tintonita. Sono più o meno sui 10 centimetri. Poi, che è qua? Ma che questo è un Sì. bordello. Oh, pannello Allegra Fattoria. Questo è un libro sensoriale. La copertina e l'interno del libro sono questi due rettangoli su. E giù ci sono tutte le sagome da ritagliare e volendo si possono acquistare anche le sagome in feltro, che sono quelle che Martina ha cacciato prima dal pacco, da mettere sotto queste di panno Lenci per renderle più rigide. Pannello, libro sensoriale tattico, Tattico. piccola fattoria. Se volete ci fate il libro, se no come me ci fate la torta. Se la volete vedere andate su Instagram Mobimaggi. Ecco qua. Poi. Oh, questo piace a Rosita, se non sbaglio. Pannello P198, api portachiavi. Anche qui avete sia il fronte che il retro delle api e più o meno sono 10 centimetri. Apine carine e Sì. sorridenti, insieme alle api c'avete le ali, ma c'avete anche tanti piccoli fiorellini che danno tanta soddisfazione perché sono stile tun, un po' su arancio, un po' sul mattone, un po' sull'ocra, belli, belli, belli. Che dici? Sì, io ho detto, No, però a io ho me detto. piacciono questi. Sa greca, la grechina. Una greghina. Sempre sullo stesso stile, questo è il pannello l'alveare. Allora, con questo o prendete insomma ogni singolo immagine, potete farci la qualunque cosa, un po' di polto, un fiocco nascita, oppure potete farci una giostrina mettendo l'alveare al centro. E abbiamo anche il supporto per la giostrina, il supporto di legno. Questo è il pannello La P181. cosa bella che non hai detto di questo pannello è che in questo pannello Il miele, la perugina. È c'è l'ape regina, eccola qua, un po' che carina. bellissima. E se voi avete plotter e vinile adesivo, quello che si stira, quello che giusto, ci potete scrivere anche, che ne so, tipo l'iniziale della pupa, Sì, capito? Sto sì. voglio dire, sulla corona. Che sta a significa che lei è la regina da casa, Sì, giusto? sì, sì. Proprio carino.
Oh, pannello unicorno luminoso. Volendo ci si può aggiungere la luce one touch che abbiamo visto prima, altrimenti anche senza luce diventa un peluche di circa 30 centimetri. I fiori non ci sono nel pannello, sono da acquistare a I parte. fiori che c'ha in Se testa, i se fiori volete che c'è in comprare, se no vi testa. fate da soli i gabbie che Esatto. c'ho attaccata. La cosa carina, che io per esempio, questo qua l'abbiamo realizzato probabilmente a Vicenza, Lo prendo. non ce la farei mai perché sta sopra Ah, gli altri no. pannelli, e quello è circa 2,10 m, ci arrivi No, te? Non ci Francesco arrivi, non c'è, quindi non si può non ci aprire. arrivi mai. E calcolate che non abbiamo messo la luce sulla pancia qui, la lucetta quella notturna ci abbiamo messa perché la fiera si svolgeva di giorno, logicamente, ma ci abbiamo messo questo arcobaleno, un pezzo sopra, un pezzo sotto, con l'unicorno che lo tiene, in pratica è come se sta a guida Sì. l'arcobaleno, un'interpretazione nostra. I fiori in testa mi sa che non li abbiamo messi, li abbiamo messi, mica mi Lo ricordo. sai, no, mi sa Ah, mi di sa che non li ha, sì, mi sa di madre sì. mia. Poi, per me no. Ha detto Daniela, viene lei a prenderlo. Arrivo, Martì! Sempre grande, vai. Pannello P271, coppia di coniglietti, sia lui che lei, avete sia il fronte che il retro, sono a figura intera, infatti questo piace a Sabrina. Sabrina, se ci sei, è arrivato. C'hanno anche le braccia. Sì. È Ok. bellissimo. Vedo che hai gradito, ne ha comprati in quintale. Sì. Ah, No, ecco nuovo. ma guarda la faccetta. Pannello Bradipo. Troppo bello. No, raga, fa impressione, pare Sì, vero. sembra vero. Magari le labbra. Prova a Proprio mettergli una mano carino. in bocca. Mozzi. Siamo un po' macchia. E c'è sia il fronte che il retro, quindi braccia, corpo, viso. E in più ci sono i foglioloni che potete mettere dietro alla creazione. Allora, io questa è la prima volta che lo vedo perché è della linea nuova. Possiamo notare che alla fine del pannello c'è sta un fiocco blu e un fiocco rosa. Mo' vabbè, pensare ai bambini, ma mica sempre pensare ai bambini. Io questo, mo' per esempio, adesso che ho visto, mi ci è venuto in mente, lo imbottisco per bene e me lo metto tipo cuscino sul divano, hai Sì, capito? sì, sì, Gli sì. do Sì. nome e la sera lo schiaccio, capito? Così, ho pensato subito No, così. sono troppo teneri, bradi. Questo è il pannello P115 cuori. Sono cuori di varie Sì, dimensioni con i vabbè. colori pastello. Questo piace solo a te. Questo è stupendo. Raga, questo è stupendo. Va, anticipo, Bellissimo. preparatevi. È un'opera d'arte. Pannello P203 mongolfiera. Sono due mongolfiere che volendo potete fare fronte e retro, altrimenti lo accoppiate con un pannolenci tinta unita. Sono delle mongolfiere giganti. Io direi, accoppiatelo con un tinta unita, così escono due mongolfiere, ma tanto se il fiocco nasce da dietro al muro, ma chi ci guarda? Esatto. E ogni mongolfiera è più o meno 50 centimetri. E in più ci sono tantissime decorazioni, stelline, bottoncini, più due mongolfiere piccoline con leone ed Bellissimo, raga, questa è orsetto. un'opera Sì. d'arte, Diciamo, per le sfumature, è un'opera d'arte questa. volendo, con questo pannello ci fai quattro fiocchi nascita, sfruttando pure i due piccolini. Che è qua? Che Pannello portachiavi Alice nel Paese delle Meraviglie, che si chiama Presto che è tardi, come la frase del Bianconiglio. è qua? Ancora è qua? Ancora? Questo è il pannello delle maestre, P201, Viva la maestra. Si possono fare dei cuscinetti, dei segnalibro e decorazioni, e ogni pannellino ha una frase dedicata all'insegnante. I bambini nascono con le ali, la maestra insegna loro a spiccare il volo. Grazie maestra. Solo tu sei stata capace di toccare i nostri cuori e di renderci migliori. Ha fatto la rima. Grazie maestra. Grazie per averci accompagnato per mano, per averci dispensato sorrisi e per averci aiutato a crescere. Grazie maestra.
Un insegnante ti prende per mano, ti aiuta a crescere mettendoci il cuore. Grazie. Grazie, maestra, ti vogliamo bene. Per la tua infinita pazienza, per i tuoi sorrisi, ma soprattutto per averci aiutato a crescere. Grazie, maestra. Grazie maestra, grazie maestra, grazie maestra, grazie maestra. Ah, che so segnalibri, Sì, so bello, segnalibri. Eccoci qua. ora che finisce la scuola è un'idea. Carini. Ecco, Alessandra Tirella, Tirella. Tirelli dice: belle dediche, che bella idea. Ciao Alessandra Tirella. E novità, metro orsetto. Avevamo già il metro e abbiamo dell'elefante, elefante femmine, elefante maschio, eccetera, eccetera. Questo è il metro con Che l'orsetto. cosa vuol dire metro con l'orsetto? Vuol dire che noi li tagliamo, cuciamo ed imbottiamo con un'imbottitura piatta possibilmente e l'andiamo a attaccare al muro così vediamo il nostro bambino quanto cresce nel tempo. Ma qua abbiamo questo che ci ho fatto il fiocco nascita io un po' più grande, più ci abbiamo due orsetti già intelaiati, ok? Quindi è un bel Sì, pannello da non sottovalutare, diciamo, fanno perché quattro prodotti. quattro progetti di grandi dimensioni. Sì. Ok. Novità questa. Poi. Oh, il libro dei dinosauri, sempre libro soft sensoriale. E come precedenti c'è copertina e interno del libro, più i dinosauri da ritagliare e eventualmente applicare sulle sagome di feltro. E se cercano un Se tutorial? cercate un tutorial su YouTube, pannello P210 dinosauri che ho fatto io il giorno che poi mi è venuto il Covid. Vabbè, ma quelle sono Sì, piccolezze. però lo ricorderò per sempre Sì. per questo dettaglio. Ciao Isaura, ciao Giussi e soprattutto ciao Patrick, che è in Ciao! ritardo Patrick. Allora, ragazze, qui mo, ragazzi, questa è proprio nuova, nuova, Sì, allora nuovo. prima di introdurre la novità, Felicetta chiede come si acquista. Allora, o sul sito www.mochimaggi.it, oppure se sei di Roma, puoi Passa qua al negozio. passi direttamente qui via San Biase 19 Roma. Allora, Giussi, che cosa c'hai? Che è? Una Allora, queste sono delle bambolina? novità, esatto. Sono dei pannelli medi, quindi il codice inizia con PM. Questo nello specifico è PM020 lei ed è la struttura della bambola, quindi è il corpo, il viso, i piedi e le braccia. Ci sono tutte le Bambolina, spiegazioni. però spieghiamo bene, bambolina bidimensionale, Sì. bidimensionale in panno lenci. Lei. Quindi Sì, lei. questo con gli occhi celesti sarà lui. Bambolotto, Esatto. Il bambolotto. stessa storia, lui. I capelli non sono inclusi nel prezzo, il pannello medio costa 7,50 50. Poi euro. Poi. a questi pannelli. Ah, Ci no. abbiniamo le campane. No, non ci abbiniamo le campane. Queste sono le campanelle e sono tanto piaciute a Pasqua e non solo, Perché sono perché fantasy. esatto, perché sono fantasy, Ma ci sto sono pannello è medio? sì, è medio. Ci sono delle fatine, Finisce qua, fette. ecco qua. Questo è la grandezza di un pannello medio. Ecco Sì. qua. 7,50 euro, potete fare tutte queste campanelle. Come diceva Giussi, adatte per tutto l'anno perché è stile fantasy. Esatto, Un sì. po' fiabesco. Sono piaciute veramente Poi. tanto. Ecco. Che te sei emozionata. Da abbinare eventualmente al pannello del bambolotto. Ah, Giacapaito, è un Sì, principe. È un principe col cavallo. esatto. Un principe col cavallo. Volendo, si può acquistare quest'altro pannello a parte. Io prendo il bambolotto, Sì, quello da 7,50 euro, esatto. lo cucio, Sì, lo poi pio questo e lo vesto metti sul e lo cavallo. metto sul cavallo. Esatto. Ok, ci sto, ok. Poi. Non mi di... Oddio, No, è Biancaneve! cappuccetto. Se siamo capite! Quella col lupo! Sì, guarda il lupo quanto è carino arrabbiato. Ah, ecco, queste sono tutte le spiegazioni. Sì. Quindi prendete lei, spezzate
se volete, la fate diventare Biancaneve, Cappuccetto Cappuccetto. rosso. Sì, il pannello è Quella col lupo PM da nonna che sa la magna, sa la magna, 022. arriva il calciatore, sa la cosa, ecco qua. Si chiama Ok. Attenti al lupo. Poi. Intanto Gloria saluta Anna, anche noi salutiamo Anna Feliciani. Ciao Anna. E salutiamo anche Katia Sabatino. Ciao Katia bella. Pannello P207, la sirenetta. In questo pannello ci sono tante sirenette in varie dimensioni, più tutte le decorazioni stile marino, più un cerchio sempre a tema marino, con Infatti, le... la cosa bella di questo, a parte i cavallucci marini che sono stupendi, è il fondale. Vedete il fondale per fare la creazione. E anche qui si creano più decorazioni, più oggetti. Stasera è una cosa infinita. Sì, sempre tema marino, libro sensoriale, fondale marino P173, sempre copertina ed interno, più tutti gli animaletti marini, orca, granchio, medusa, eccetera, eccetera, da ritagliare ed applicare sul pannello. Orca, granchio, medusa, eccetera, eccetera, ma l'animaletto più bello di questo pannello è assolutamente il granchio, fidatevi. Oddio, pure la stella. Il granchio. La stella. Il Carina. granchio. Allora, pannello piccoli, quello da Sì. È 2,50 euro, no? E com'è che è così grosso? uguale. È enorme, mi pare No, perché gigante. poi magari cucito un pochino. Allora, pannello da 2,50 euro, questo qua è l'orsacchiotto che abbiamo fatto vedere sul fiocco nascita prima. Ecco qua, 2,50 euro. Il prezzo non varia, è uguale per tutti i rivenditori in tutta Italia. Poi, pannello casette, sempre da 2,50 euro. Pannello da 2,50 euro, ignomi grandi. Ecco qua, questi sono grandi per di grandi, eh? Siamo intorno ai 25 cm. Se ci fate una bella losanga sotto e cucite o incollate, vi rimangono pure in piedi. Losanga. La losanga, la famosa losanga. Poi, pannello Ah, ecco il piccolo, sì. piccolo, Alice nel paese delle meraviglie, per fare portachiavi, come dice Giusy, ma in realtà ci possiamo fare davvero quello che vogliamo, eh? In un pannello da 2,50 euro ci abbiamo 5 medaglioni con 5 soggetti differenti, tra cui ovviamente Alice. Ah. Ma sono tutti uguali? Questi Sì. sono tutti uguali? Sì. Sì, ha finita. Miss Daisy, Loca P270, anche qui c'è fronte retro e diventa una bellissima oca di più o meno 30-35 cm, una volta cucita. Vestita E e ca col cappello. sì. Questo è il pannello piccolo gallinelle, sono quattro galline in quattro colori differenti, il pannello piccolo da 2,50 euro che a Pasqua e pure prima di Pasqua era piaciuto tanto. Pannello elefante femmina sempre piccolo, 2,50 euro PS058, Elefante in ballerina sì, è Elle poi, Dance. eh sì, è l'edenza, ma è poi una contrapposizione. Sì, Come si dice? Mi infatti, sembra un elefante in un elefante negozio di di cristalli. cristalli e questa è ballerina. Versione maschile Quindi dà proprio il senso di delicatezza. dell'elefante, lui non balla, Ma è bello? ma è bello, e sempre fronte retro, Dante Bull si chiama. Che vuol dire bull? Lana Boulevou, che c'ha Boulevou, penso il maglioncino di lana. PS. Ah, Ai, chi si tiene carino. solo la capa? Tiene la capa solo per spartire orecchi. Chist tiene solo la capa. Sì. Tiene la capa frisca. Dimmi un'altra capa. La capa A embrella. capa tuya non è Capa buona. embrella. Capa? Embrella. La capa embrella. Che vuol dire? Vediamo chi. Testa ombrello? Luisa, vienimi in Che supporto. capa embrella? Capa frisca.
Fina capo frisch. Agiti. Loredana Zangrilli, Ciao ciao. Loredana. E poi dimmi un'altra. Inerente alla capo. Cavadost. No, una cosa che si dice. Tipo, tieni la capa fresca. La capa tua non è buona. Vedi Luisa, che ha la testa fresca. Tieni la capa per sparti i orecchi. Cioè, capito? Un detto con capa. Vediamo se Luisa ci dà qualche suggerimento. Non mi viene. Vabbè, ne so più io che lei, ma mi pare normale. Allora, Teresa chiede, la testa va bene sulla mongolfiera? No, No, perché è è troppo troppo grande. grande. La testa è troppo grande. Te devi pia un elefantino di questi qua, lo mozzi e ce lo metti. Pare brutto, ma è la verità, è quella la grandezza. Sirenetta, pannello piccolo, c'è la sirenetta, più il cavalluccio marino, altre decorazioni e sempre il pannello piccolo. Novità perché io questi cacciatori non l'ho mai visti. Ah, questi? Allora, cacciatori, perché questi sono animali non cacciati, ma cacciatori, sembrano cacciatori. Sì. I colori sono un po' dei cacciatori. Avete presente i cacciatori quando si appostano, quei mimetiche, quelle cose? Oh, io come ho Bello visto. però. Sì, però sono animali cacciatori. Risa dice, ricordo quelle volgari, non le posso scrivere. No, lui. Questa pannello vintage Sarà meglio. PS055 che Scusa, girati il po', ma che c'è sta sul Borodarco là? Borodarco, c'è sta? vedi il Sì. Borodarco? Che c'è sta? Che è quella cosa vaniglia che cala? Pia Sarà un po' di colla a caldo. il Borodarco in mano. Uomo di viaggio. Pia il Borodarco. Questa è un po' di colla a caldo, Fa qualcosa vedere? della porcellana, la Ah no, è il porcellana. disegno, è un disegno. Mi è tipo una cavalletta, una cosa, dico, ma che ci si è Cosa? messo qua dentro? È una bambina. Ecco, una bambina. Animali un po' vintage nel bosco Sì. dell'antico. Cioè, diciamo che questi sono un po' animali del 1850, giusto? 1850, un po' l'epoca è quella, perché guardate un po' il taglio dei vestiti. Comunque è troppo bella No, 1800 e non 1870, 1850. la rana, elegante. Ultimo pannello. Novità. Caiena canesche proprio. Casa pacchist. Che cos'è? Pannello Mai fiori visto. rosa. Vabbè, Mai sì, perché è una novità. Simili già c'erano i fiori invernali e gli altri fiori per fare anche volendo le bamboline con le testine Ah, di mo legno. ricordo, sì, questo qua, Secuccia appunto Fizz, mo ricordo Sì. benissimo, sì, lo conosco, ma ce l'avevamo rosso. Rosso, sì. Ce l'avevamo rosso, in pratica ritagliate, passate il punto Fizz, qual è il punto Fizz? Quello che entra, esci, entra, esci, entra, esci, entra, esci, arriva alla fine, questo sariccia e ci montate la capoccia, per fare la bambolina, ecco qua. Cioè, questa è un'idea, poi in realtà ci potete fare benissimo un fiore. Che c'è giù? Mi sa che è crashata la diretta TikTok. Vabbè, andiamo È avanti. andata. Poi manda andiamo avanti. Finito. Ah, quindi è finito. Era finito perché era su TikTok. Inclina, signorina. No, Dove? te devi proprio fare come facevi una volta, te pigli tutto. Ah, fai così? No, fa così. Andate qua. Sì. Sì. Mila e mila kit super facili che votica fa, accessori, ma riepilogo pannelli, eccoci qua. Pannello 278 fiore rosa fiore de pesco c'è. Pannello animali cacciatore c'è. Pannello sirenetta con animali marini e cozza e vongola c'è. Pannello orsetto mattina sulla capa c'è. Pannello elefantino per scusate, per fiocco nascita, lui, eccolo. Pannello ballerina lei c'è. Pannello quattro gallinelle belle colorate c'è. Pannello occhetta grande c'è. Pannello, 5 soggetti, Alice nel Paese delle Meraviglie, a medaglione c'è, i piccoli 2,50 euro.
Pannello gnomi con lavanda grande, c'è. Pannello misto, casette, arbiri e coccinelle. Pannello bellissimo, che è l'orsetto, figura intera, più decorazioni, c'è. Pannello libro sensoriale tattico, fondale marino, c'è. Pannello sirenetta con fondale, c'è. Pannello la vestizione del cappuccetto rosso. Pannello, la vestizione del principino. Pannello, campanelle stile fantasy. E il principino. E cappuccetta. Pannello, libro sensoriale tattico, dinosauri c'è. Pannello, svolta, perché qua in un pannello abbiamo quattro creazioni grandi, stile. Shabby, nel senso siamo sul tonalità shabby, con orsetto c'è, pannello maestre, grazie di esistere c'è, pannello portachiavi Alice c'è, pannello opera d'arte mongolfiera c'è, pannello cuori che piacciono a Giusy c'è, pannello super ultra realistico Bradipo c'è. Pannello coppia di coniglietti, lui e lei, stile country c'è. Pannello peluche unicorno c'è. Pannello alveare con tante api contente e la parigina sempre allegra c'è. Pannello tante apette portachiavi c'è. Pannello libro sensoriale tattico fattoria c'è. Pannello mille e mila gnometti francesi perché hanno in mano la lavanda c'è. Pannello maialino lui e lei in fattoria c'è. Pannello certosino un portachiave c'è. Pannello, gufetto, arcobaleno in portachiave c'è. C'è tutto? Tutto. Oh, c'è tutto, non ci manca niente. Non è vero, qualcosa manca, Giusy, Dimmi. perché? Perché hai preso i pannelli da Alice nel Paese delle Meraviglie grandi, i pannelli piccoli. Sai quale ti manca? Quello che c'è sta il libro sensoriale, perché io quello me lo volevo comprare. Alice. Alice, me lo volevo comprare per farci il runner a Ha casa ragione, sì. o un coprifuoco, un qualcosa me lo inventava, capito? E invece tu a Ok. me non mi hai comprato, Giusy. No, Non me lo metto in l'hai nota. Ti segno. comprato. Grazie. Mi metti in lista. Grazie. Ragazzi, allora, che cosa dire più? O spacchettamento finisce qui. Noi ci andiamo a prendere un bel latte col miele. Ringraziamo sempre, come sempre, tutte voi per essere state con noi, nonostante. Allora, l'appuntamento, occhio e croce, è per domani sera, verso sempre le 9, per spacchettare insieme Staffel. Mo' però, diciamo che vediamo conferma domani un Sì, attimino. sì. Ecco qua. Intanto, di nuovo, vi ringraziamo sempre per essere state con noi. Un abbraccio e un bacio grande da Martina e Giusy di www.mochimagi.it. It. Ciao a tutte! Ciao. Ciao!